da Guadagni di Maria Valtorta, 25 marzo 1944. Dice Gesù, in realtà non è Gesù a parlare, questo lo scriveva Guadagni di Maria Valtorta, ma è Dio Padre. Credeva che fosse Gesù, ma poi durante il discorso capisce che è Dio Padre e lo specifica alla fine. Quello che il mio antico figlio prudentemente per il santo timore di Dio non volle fare, resistendo alla tentazione che io gli avevo mandato per prova, lo chiedete voi ora, non per tentazione mia, ma per rigurgito del vostro spirito ribelle e guidato dalle forze del male, istigato dal vostro nemico, che amate più di quanto non amiate me, vostro Signore Altissimo, sopra il quale nessun altro è. Chiedete un segno, lo chiedete col vostro cuore impuro e col vostro labbro bestemmiatore, e perciò lo chiedete in modo che è irrisione verso la mia potenza, che è negazione dell'esistenza mia. Mi provocate a mostrarmi con un segno perché dubitate del mio esistere. Anche al tempo del figlio mio, i giudei lo provocarono a dargli un segno sulla sua natura, perché negavano in cuor loro che egli fosse il figlio di Dio. Ricordate questo nel brano del Vangelo di San Giovanni, i discorsi degli alterchi con i farisei, no? Quale segno tu fai perché possiamo credere che tu sei il figlio di Dio, no? Quale opera compi? E l'unico segno che li fece accorti del loro decidio fu quello che venne dopo la morte del mio verbo. Anche qui spieghiamo subito lo squarciamento del velo del tempio, quello che un segno mi fece capire che potevano cominciare a disperarsi. Castigo imperdonato per coloro che furono sordi e ciechi ai prodigi e alle parole del mio Cristo. Non avete un segno del Dio vostro, perché io non mi manifesto a chi mi nega. In cambio avete segni molteplici di chi adorate come schiavi. Egli, il nemico, li moltiplica i segni suoi. E voi, già prossimi al tempo dell'adorazione della bestia apocalittica, siamo nel 1943, 80 anni fa, ne rimanete sedotti e giudicate che il creatore di tali segni sia più grande di me, sia l'unico che esiste. Vi dite chi è Dio, che è, e nell'interno vostro vi rispondete a giustificazione delle nemizie vostre: Dio non è. Io sono colui che sono. Sono talmente superiore a voi che nessuna manifestazione mia sarebbe ormai compresa dal mondo disceso nelle tenebre e nella stoltezza più spaventose. Ciò che credete provenire è il vostro regresso verso i crepuscoli dei primi tempi, nei quali gli uomini, perduto Dio e il suo paradiso, furono di ben poco superiori alle bestie e spinsero la loro evoluzione ad un punto che mi decise di sterminare la razza umana di cui avevo sdegno, diluvio universale. La fine sarà come il principio. Il cerchio si salda innestando due monconi tenebrosi uno all'altro. Il nuovo diluvio, ossia l'ira di Dio, verrà con un'altra forma, ma sarà sempre ira. Fedele alla mia parola, io non manderò più diluvio. E qui ascoltiamo bene. Ma lascerò che le forze sataniche mandino il diluvio delle sataniche crudeltà. Penso che non sia molto difficile intuire che questa cosa sta proprio nel pieno svolgimento. Lascerò che le forze sataniche mandino il diluvio delle sataniche crudeltà. Avete avuto? Perché è successo questo? Una lettura di questo genere, senza troppi commenti, perché queste parole si commentavano da sole. Intanto faccio qualche glossa così
Avete avuto la luce. Io ve l'ho mandata la mia luce, perché la parabola dell'umanità fosse illuminata da essa, sempre luce con la L maiuscola, sta parlando di suo figlio. Ve l'ho mandata perché non si potesse dire che ho voluto tenervi nel crepuscolo dell'attesa. Se l'aveste accolta, tutta l'altra parte del cerchio che unirà il cammino dell'uomo, dal suo sorgere al suo finire, sarebbe stata illuminata dalla luce di Dio. E l'umanità sarebbe stata avvolta da questa luce di salvezza che vi avrebbe condotto senza scosse e dolori nella città della luce eterna. Ma voi avete respinto la luce. Respingere la luce dopo che uno l'ha avuta si chiama tecnicamente apostasia. Sapete, no? Come ai tempi delle persecuzioni, chi aveva paura rinnegava, quindi apostatava. Qui non c'è stata nessuna persecuzione prima dell'apostasia, ma soltanto una ribellione, soltanto un andare a dire amen al diavolo e ai suoi idoli, ai suoi piaceri e a tutto il resto, che ha portato il mondo occidentale a calpestare 2000 anni di cristianesimo. E quindi ha respinto la luce. Essa ha brillato al sommo del cerchio e poi sempre più è rimasta lontana da voi, che siete discesi per l'altro cammino, non dicendo ad essa: Signore, resta con noi, perché la sera dei tempi sopravviene e noi non vogliamo perire senza la tua luce. Come nel corso del giorno, voi uomini siete venuti incontro alla luce, l'avete avuta, ma poi siete tornati nelle tenebre. Essa, la mia luce, il mio verbo, è rimasto come sole fisso nel suo cielo, dove è tornato dopo che non la morte, ma il vostro respingerlo lo hanno riportato. Essa, la mia luce, il verbo mio, è rimasto maestro, e anche queste sono parole di stretta attualità, per quei pochi che lo amano e che hanno accolto la sua luce in loro. E nessuna tenebra la può spegnere, poiché essi la difendono questa luce, loro amore, a costo anche della vita. Per questo loro amore fedele, e questo è il tempo in cui dimostrarlo, Signore, che ce l'ha l'amore fedele, avranno la vita in me, perché già possiedono il mio Emanuele, hanno perciò già Dio con loro. Quell'Emanuele che la Vergine a me congiunta ha concepito e partorito, unico segno dato da Dio alla casa di Davide, al regno di Giuda. Anche qui, questo è Dio Padre, quindi aneggia la Sacra Scrittura, ovviamente, no? Sta citando Isaia: Dio stesso vi darà un segno, la Vergine concepirà e partorirà un figlio, sarà chiamato Emanuele, che significa Dio con voi, no? Appena chiamato suo figlio Emanuele. Quindi unico segno dato da Dio alla casa di Davide, al regno di Giuda, la Vergine che ha partorito, l'adempimento della profezia di Isaia, per farlo sicuro della sua durata, che sarebbe stata eterna se il mio popolo non avesse respinto il mio Emanuele. Nella profezia del mio profeta, il seguito di quella che vi ho appena citato, finché la Vergine partorirà, è detto: egli si ciberà di burro e miele, finché non sappia rigettare il male e scegliere il bene. Adesso Dio Padre ci spiega il senso di queste parole. Per la sua sapienza, perdurante in lui anche nella sua condizione di uomo, in cui si era annichilita la sua natura divina, sotto l'esigenza di un amore tanto grande da essere per voi incomprensibile, amore che lo spinse ad avvilire se stesso, l'infinito, nella miseria circoscritta di una carne mortale, egli ha sempre saputo discernere il bene dal male, che è una delle cose più importanti in assoluto che esiste al mondo, il discernere il bene dal male.
Non aveva necessità di anni per giungere al possesso della ragione e della facoltà di discernimento. E se, per non violentare l'ordine, volle seguire le fasi comuni della vita umana sotto quell'apparenza di incapacità infantile, di semi-incapacità fanciullesca, egli ce l'ha il tesoro della sua sapienza infinita. Questo bisognerebbe farlo leggere a tanti esegeti e teologi che girano adesso. Vabbè, ciao Bert, almeno girano, neanche in cui ormai sono passati 25 anni quasi. Vabbè, ma quella parola profetica sta a dire che si sarebbe cibato di umiltà e nascondimento, mangerà burro e miele, si sarebbe cibato di umiltà e nascondimento fino al momento in cui, venuta la sua ora, sarebbe divenuto maestro di Israele, maestro del mondo, testimonianza mia, difensore della causa del Padre, e come fiamma libera dal moggio avrebbe brillato nella potenza della sua luce e della sua natura messianica, usando dolcezza con i buoni, severità con i malvagi, scuotendo, irrigando, fecondando i cuori, dando all'uomo, non a sé, che di tal dono non aveva bisogno, il discernimento per conoscere il bene dal male, levando ogni dubbio, ogni nebulosità in proposito. Abbiamo capito cosa ha detto, no? Quindi, che è vero che il Verbo di Dio si è annichilito, quindi è stato un bambino, non per scherzo, è stato fanciullo, non per scherzo, ma il bambino e il fanciullo erano uniti costanticamente alla persona del Verbo, d'accordo? Perché doveva imparare come noi a discernere il bene dal male. Quindi quella profezia indica, allude misteriosamente al fatto che sarebbe venuto, cioè sarebbe stato prima un tempo del nascondimento e dell'umiltà in cui tutta la sapienza del Verbo era nascosta e poi si sarebbe sprigionata quando cominciava la vita pubblica. L'avrebbe fatta conoscere, che avrebbe reso gli altri capaci di discernere il bene dal male attraverso la sua predicazione e la sua parola. Interessante, usando dolcezza con i buoni e severità con i malvagi. La dolcezza non si può usare con i malvagi, perché i malvagi la dolcezza la scambiano per debolezza, quindi con i malvagi occorre la severità. La dolcezza si può usare con quelli che sono buoni, che non hanno bisogno di essere, come dire, sgrullati per essere portati sulla via del bene. Proseguiamo la lettura. Egli è venuto a perfezionare la legge e a rendervela chiara col suo insegnamento e seguibile con il suo esempio. È venuto e tanto ha amato il bene e respinto il male che ha accettato di morire perché il bene trionfasse nel mondo e nei cuori e il male fosse vinto dal suo sangue divino. Non più burro e miele per il mio Cristo aggiunto alla sua virilità, ma aceto e fiele. Aceto e fiele nell'ultima ora, preceduto dal metaforico aceto e fiele di 3 anni di vita pubblica sempre contrastata dai suoi nemici e resa difficile dalla pesantezza dei suoi amici e discepoli. Il labbro del mio Cristo è contristato ancora dal fiele e dall'aceto di questa razza proterva. Ed il Padre, che è colui che sta parlando, è contristato dal dolore del suo figlio e la sua pena si muta in ira per voi, uomini senza più spirito fedele a Dio vostro. Il sacrificio che si ripete sugli altari della terra non è più per voi salvezza. Ma come dal gorgo del sangue del figlio è caduto sui suoi uccisori, gridando a me il suo dolore e provocando la mia punizione, così ora ricade su di voi, ipocriti e bestemmiatori, negatori e viziosi, odiatori di Dio e dell'uomo vostro fratello, che vi marca sangue e fuoco per la condanna. La terra urla come creatura impaurita dai mostri che la abitano. L'universo trema di orrore alla vista dei delitti che coprono la terra. Io, Dio vostro, fremo d'ira divina per la vostra corruzione di
mente e di spirito, né la pietà del Salvatore né quella della Vergine e dei Santi placano con loro pregare l'ira mia. Veramente, come ai tempi di Mosè, io dico, coloro che hanno peccato contro di me li cancellerò dal mio libro, e se venissi fra voi una volta sola vi sterminerei. Veramente io dico che sono i figli che mi restano, io parlo come ad un amico, perché per la loro fedeltà hanno trovato grazia al mio cospetto, e mostrerò loro il mio bene e avrò misericordia di loro, e più benigno ancora che con il mio servo Mosè, poiché il Figlio mio Santissimo vi ha portato la benignità sua ed ha instaurato il regno della benignità. Io, senza attendere il giorno del vostro venire al cielo, farò brillare in voi la faccia del mio Cristo, miei figli fedeli, che mi adorate con santo rispetto e con amore filiale. Amatela perché chi l'ama ama me. Amatela perché è la salvezza vostra. La stella non è spuntata unicamente per Giacobbe, ma per tutti coloro che amano Dio con tutte le loro forze. E la stella Cristo, dopo le lotte della terra, vi condurrà al cielo, dove il vostro posto è preparato, o voi benedetti, per i quali il mio Verbo non ha preso carne in vano, e il mio Cristo non è inutilmente morto. Ecco, abbiamo sentito questo bellissimo brano di Dio Padre, come vi ho detto, di qualcosa come glossa. Cosa aggiungere al termine? Ecco, una piccola riflessione sulle cose conclusive. Cioè, qui sentiamo, insomma, Dio dice ai figli che mi restano, io parlo come ad un amico, perché sono stati fedeli, e quindi per questa fedeltà hanno trovato grazie ai fedeli, al mio cospetto, e mostrerò loro il mio bene, e avrò misericordia di loro. Però, per chi fedele non è stato, per coloro per i quali Cristo è morto in vano, non vale questo discorso. Io, Dio vostro, fremo di ira divina per la vostra corruzione di carne, di mente e di spirito, nella pietà del Salvatore, né quella della Vergine e dei Santi placano con loro pregare l'ira mia. Ecco, e poi ricordiamo di questo brano il fatto, cioè, tenete presente sempre una cosa, questo lo dico in continuazione. Il diluvio universale è avvenuto circa 2000 anni dopo la creazione. La storia del secondo la Bibbia, ricordiamo, secondo la cronologia biblica, Cristo è nato circa 4000 anni avanti Cristo. Il diluvio universale c'è stato intorno al 2000 avanti Cristo. Poi c'è stata l'incarnazione, e ricordiamo che il libro dell'Apocalisse cita il primo e il secondo combattimento escatologico. Il primo combattimento escatologico è l'equivalente del diluvio universale. Dilagare del male, non so se ci siamo capaci di guardarci in giro, stiamo peggio di come stava il diluvio universale. Io non lo so se il diluvio universale c'erano le aberrazioni dilaganti e sigillate da leggi dello Stato che le consentono, guai a chi li infiata. Non so se erano arrivati a questo tasso, insomma, solo come Gomorra erano state rase al suolo dopo il diluvio universale. E qui però il Signore dice: il nuovo diluvio universale non è questo. Io lascio che le forze sataniche mandino il diluvio delle sataniche crudeltà. E che certamente poi all'apice di quello nostro Signore ci metterà punto. Capiamo, no, che tutto quanto il dilagare della cattiveria satanica è esso stesso un castigo, e mica piccolo, è un castigo che già l'uomo se ne andava a cercare con le mani su.
E in grazia di quei pochi lo farà. E in grazia di quei pochi, speriamo che questi pochi si impegnino, abbrevierà i tempi della sospirata liberazione.